Abbiamo deciso di fare uno scambio con il Padova, come tutti sapete, abbiamo fatto arrivare a Carpi Colombi in prestito dall'Atalanta, un ragazzo di grandi prospettiva e diciamo, continua la linea verde da parte della società, anche nello svecchiare la rosa. Diciamo, i nostri intendimenti sono sempre quelli di inserire ragazzi in minutaggio e di prospettiva per una questione di motivazioni e di qualità. Prestito secco, vero? Sei un Sì, in prestito. Cristiano, oltre all'idea di svecchiare, c'è anche l'idea di darti qualità alla porta. Comunque Simone viene da una stagione importantissima lo scorso, modello. Sì, lui è un ragazzo di grande prospettiva e comunque ha fatto bene alla Juve Stabia 2 anni vincendo un campionato, facendo molto bene il primo anno di B e il secondo anno ha fatto molto bene a Modena, comunque un ragazzo dalle qualità indiscusse non ne scopriamo certo noi. Quindi niente, abbiamo cercato, come ho detto, di mantenere la nostra linea sugli under 23 e di, penso e spero, di aumentare il livello qualitativo della porta. Dopo Simone facciamo anche. Sì, dopo che ha il posto. Simone ha già assaggiato un po' l'ambiente, ha fatto due o tre allenamenti. Te lo aspettavi così questo Carpi, insomma, che ha fatto un dicembre favoloso, si è rilanciato, è nella parte sinistra della classifica, con magari meno, insomma, che Carpi hai trovato? Ho trovato un buonissimo Carpi, sono qua da giovedì, mi sto allenando con la squadra e il primo impatto è stato assolutamente positivo e veramente mi è sembrato quasi di entrare a far parte di una famiglia, cioè nel senso il gruppo è molto unito, si lavora tanto ma molto bene in campo e io sono del parere che alla fine il lavoro paga sempre, quindi lavorando bene in settimana poi i risultati arrivano la domenica. E 30 punti non si fanno per caso sul campo, quindi onore insomma alla squadra che li ha conquistati. Adesso abbiamo davanti un giro di ritorno difficile, però sappiamo che abbiamo tutte le carte in regola per ripeterci. Benvenuto. Grazie. E cosa hai sentito di più di questo Carpi quando eri ancora? Cosa conosci di questa squadra prima di arrivare qua? Ma io prima di arrivare qua, cioè quando ho saputo della trattativa, ho chiamato Romagnoli, che era uno dei pochi insomma, che conoscevo, e mi ha parlato molto bene proprio dell'ambiente, della squadra, della società, e insomma mi ha invogliato ad accettare. Io comunque già ero sicuro di questa scelta perché sapevo, anche solo per esempio leggendo i giornali, ho per sentito dire che comunque Carpi era una solida realtà che già da anni si sta confermando a livello proprio nazionale e niente, quindi ho accettato subito e sono contento che il direttore sia riuscito a chiudere la trattativa anche presto, in modo che sin da subito sono potuto essere qua, allenarmi con la squadra, in modo da eventualmente essere pronto, ecco, per le prime partite. L'idea è che partiate alla pari, tu e Kovacic ci si giochi il posto, lui ha già fatto 6 mesi qua, insomma un portiere dopo qualche anno capisce, no? Diciamo che se Certo. si deve giocare alla pari, se c'è già una gerarchia, qual è No, no, ma è il criterio? giusto, è ovvio che Kovacic ha fatto qua da qualche mese, ha giocato, ha fatto bene e io sono qua per cercare di dare una mano alla squadra. Darò il massimo in allenamento per mettere in difficoltà il mister e poi le scelte spettano a lui. Ha fatto una stagione straordinaria l'anno scorso a Modena, uno dei miei portieri da B, titolare under 21, insomma, possiamo dire che il Colombi invece di questi 2 o 6 mesi non è quello dei livelli di Modena, c'è anche tu insomma, un piccolo riscatto, no? No, Di... quello sicuro. L'anno scorso a Modena sono riuscito a esprimermi al meglio. C'erano tante componenti che mi hanno aiutato a far questo. E devo dire che in pochi giorni qua le sto ritrovando. E quindi proprio a livello di ambiente, a livello di gruppo, di società e quindi anche di staff tecnico. E a Padova invece sono successe le cose che sono andate purtroppo oltre anche a quello che è successo in campo. Nel senso, la squadra è partita malissimo, il primo a essere stato
messo fuori, è stato l'allenatore con l'esonero Marco Lin, che poi è stato l'allenatore che mi ha voluto lì a Padova, e poi successivamente hanno iniziato a prendere di mira il portiere, perché purtroppo funziona così. Però lì è arrivato anche il cambio allenatore. Ecco, io non voglio entrare in merito, perché chi sa di aver sbagliato, chi sa di avermi preso in giro, perché purtroppo è stato fatto così, lo sa lui di per sé, quindi non voglio creare polemica e voglio pensare solamente al Carpi. Se dovessi paragonarti un portiere, insomma, c'è un portiere di spirito, viene dal settore giovanile anche come portiere, uno dei migliori, ho visto Sportiello che è ruotato, consiglio dei portieri, insomma, cioè, hai un modello qualcuno? Vabbè, io sono cresciuto un po' sotto l'ala protettrice di consigli, cioè, nel senso, anche lui all'inizio ci allenava tutti insieme al settore giovanile, quando lui era in primavera, io insomma ero piccolino, poi anche lui è uscito dall'Atalanta per fare la sua esperienza ed è rientrato, quindi come abbiamo avuto lo stesso preparatore dei portieri, che poi è lo stesso che ha avuto anche Sportiello nel nostro giovanile, e niente, quindi io cerco di prendere come riferimento consigli proprio per cercare di imitarlo nel suo percorso di crescita. E poi è ovvio che comunque a livello italiano Buffon sia il numero uno, anzi a livello mondiale, e quindi come miraggio, ecco, cercare di prendere esempio Buffon, però perché io sono dell'idea che bisogna puntare sempre al massimo, poi mal che vada, insomma, si arriva comunque a un bel livello, quindi puntando al migliore, ecco, si cerca di migliorare con quelli da lì. Sei qui anche per l'Under 21, sei partito per l'Europeo in Israele, sì. Ti vedresti come titolare magari? No, ma adesso sono fuori età dall'Under 21, quindi io ho finito il mio percorso con l'Europeo, sono stato contento perché comunque sono riuscito a entrare, cioè dopo 2 anni e mezzo sono riuscito a entrare in questi convocati per l'Europeo, e purtroppo insomma è andata male con la finale alla Spagna, ma devo dire che il bottino è stato comunque positivo. Una bella esperienza. Sì, quello sicuro. Ho sentito che hai citato con passione i ricordi dell'Atalanta. Chiedo se il sogno di crescere per magari tornare come consigli a Sostini, all'Atalanta, insomma, tornare nella scuola dove sei cresciuto. Beh, quello sicuro, anche perché io sono poi di Bergamo, sono cresciuto lì, ho fatto 9 anni stagionale lì e ho assaporato la prima squadra con una decina di panchine in Serie A, quindi l'obiettivo è quello, però sono consapevole del fatto che per arrivare lì bisogna far bene qua a Carpi. E ho scelto proprio Carpi per questo, perché sono sicuro che col lavoro poi i frutti arriveranno, però insomma la prima cosa è che il Carpi come squadra vada bene, perché poi il singolo viene di conseguenza. Sono domande inevitabili, visto che è una settimana che scriviamo, parliamo solo di Ardemani, tu ci hai giocato l'anno scorso, vi siete sentiti in questi giorni, magari ti ha mandato un sms, e se dovesse arrivare che cosa può dare questo Carpi, visto insomma che tu l'hai mirato da un'ottantina di metri di distanza. Sì, sì. Vabbè, lui è sicuramente un grandissimo attaccante e che in Serie B ha dimostrato di fare la differenza. Non l'ho sentito e sinceramente queste sono questioni che se ne occuperà la società. Io comunque ho constatato in questi giorni che già così il Carpi è una buonissima squadra e 30 punti non si fanno per caso, quindi vuol dire che già i valori ci sono. È ovvio che se dovesse arrivare a De Magni, l'ho conosciuto e poi l'ho conosciuto forse nella stagione migliore sua, quindi è un attaccante importantissimo, ma come di attaccanti importanti il Carpi ne ha già in rosa. Carpi solo per la salvezza 50 punti prima? Ma io credo che bisogna ragionare prima di tutto per la salvezza, perché io ho avuto l'esperienza l'anno scorso a Modena, abbiamo girato a 34 e a 2 mesi alla fine siamo arrivati a +2 dai play-out col cambio allenatore, quindi perché il giro di ritorno è sempre più difficile, le squadre si conoscono e quindi e si rinforzano a gennaio. Quindi prima di tutto 50 punti, poi ci divertiremo, insomma. La prima squadra che potreste affrontare è proprio il Padova, adesso non si decide sulle eventuali difese, comunque la seconda di ritorno non c'è il Padova. Là a Padova cosa si aspetta per questa decisione? Ma
Ma guarda, sinceramente non te lo so dire proprio perché questa è una questione societaria. Ecco, all'interno dello spogliatoio già allora a Padova non se ne parlava, perché comunque noi giocatori siamo chiamati a scendere in campo nel caso la partita venisse rigiocata. Poi di queste questioni insomma se ne occuperà la società.